Asse di mercato con l'Atalanta per il Pescara che, dopo aver salutato Melegoni passato al Genoa, con gli Orobici chiude una doppia operazione con la formula del prestito. La prima è quella che riguarda il terzino destro Raul Bellanova a scuola Milan, che l'Atalanta riscatta dal Bordeaux per una somma intorno ai 5 milioni di euro. In Francia non ha trovato spazio ed è per questo che tornerà in Italia per farsi le ossa nel campionato di Serie B. In più, questo consentirà ai nerazzurri, una volta completato l'affare con i francesi, di girare il talento di Ro ai biancazzurri a titolo temporaneo. Questo consentirà a Massimo Oddo di avere una pedina come Bellanova e non recriminare troppo se Francesco Zampano non dovesse tornare in riva all'Adriatico. Questo perché l'operazione, che comprende anche Dionisi, non si è ancora sbloccata a causa delle differenze di valutazione da parte delle società. Il Frosinone per entrambi chiede 850.000 euro, mentre gli abruzzesi sono pronti a metterne sul piatto 700.000. L'altro affare con l'Atalanta è un ritorno, perché è fatta per Cristian Capone, rientrato alla base dopo la stagione col Perugia, culminata con la retrocessione in Lega Pro degli Umbri a vantaggio proprio del Delfino. Capone, che a Pescara ha giocato tra il 2017 e il 2019, a Perugia ha avuto un'annata a singhiozzo, 21 le presenze, play-out compreso, ma solo in 10 occasioni è partito negli 11 titolari, e il ritorno in biancazzurro sarebbe l'occasione per dare un nuovo slancio ad una carriera che in riva all'Adriatico sembrava poter sbocciare più velocemente, ma che ha avuto una leggera flessione. Ma d'altronde Capone ha solo un anno in più di Bellanova e tempo ce n'è per trovare l'occasione giusta. Il Pescara ci spera e in fondo anche l'Atalanta, ecco perché l'approdo di nuovo in Abruzzo. Tutto in una catena mancina che dietro vedrà la presenza di Pavel Jaroszynski, 26enne terzino mancino del Genoa, appena rientrato in rossoblù dopo la parentesi sempre in Serie B con la maglia della Salernitana, titolare pressoché inamovibile nello scacchiere campano. Dietro, con Drudi sul piede di partenza ma ancora bloccato dai mancati arrivi, c'è sempre l'idea Tuia del Benevento, con i giallorossi che invece non manderanno in Abruzzo l'attaccante Pietro Iemmello. La società di Vigorito infatti ieri ha raggiunto l'accordo per il passaggio in prestito dell'attaccante alla Spalmas dopo la stagione in B con 19 gol in 36 presenze, conclusa con la retrocessione in Serie C. Iemmello è pronto a ripartire dalla seconda divisione spagnola. Dunque, aspettando di capire quale sarà il destino della trattativa con Dionisi, come ha ribadito anche il presidente Sebastiani a margine dell'amichevole di Pineto contro la Ternana, il Pescara valuta tanti profili, come quelli di Asensio, Ceravolo, Melchiorri e Forte.